Grazie Sindaco, non ho niente da aggiungere se non la gratitudine nei confronti di Beppe Sala e della sua squadra perché mi hanno permesso di partecipare a una giunta, era da qualche anno che non partecipavo a una giunta di molto concreta, punti su cui lavorare insieme. Milano è la capitale non solo economica del paese, nel senso che la capitale ovviamente è Roma, ma Milano è una capitale di tante cose, è una capitale di opportunità, non soltanto per ciò che avviene dopo Brexit, ma per i valori che questa città esprime. È la capitale del volontariato. A me piace sempre sottolineare come questa città, che è percepita molto spesso a ragione come un punto di riferimento importante del mondo della finanza, dei soldi, è innanzitutto la capitale del volontariato e del terzo settore. È una realtà che ha tutti gli elementi per poter essere tra le principali metropoli del mondo. Questa città ha il diritto e il dovere di vedere il governo al proprio fianco. Non faremo mancare la nostra attenzione. Devo dire, l'ho detto stamani mattina in una trasmissione radiofonica, lo ripeto qui, la disponibilità è per tutti i comuni italiani, comunque siano governati e qualunque sia la maggioranza politica che li sostiene. Disponibilità totale. Quello che chiediamo è un atteggiamento come quello molto concreto che il sindaco Sala e i suoi hanno messo in campo. Elenco di questioni, abbiamo discusso, su alcune siamo già pronti, su altre vedremo, e l'impegno che ha dato il sindaco per cui a settembre torniamo su e firmiamo il patto Milano-Governo credo che sia un segnale molto, molto buono, molto valido, un segnale in cui deve essere chiaro chi fa cosa, in che tempi, con quali certezze e con quali risorse.